L'eco dei miei passi a Kabul di Giuseppe Amato. Il libro che vorrei recensire oggi è L'eco dei miei passi a Kabul di Giuseppe Amato, un capitano dell'esercito, originario di Grottole, in Basilicata, che ha compiuto due missioni in Afghanistan, una nel 2005 e l'altra dal dicembre 2008 fino a insomma, un anno circa, fino alla fine del 2009. Ufficiale di collegamento fra il comando NATO, ISAF, ISAF è appunto questo acronimo che sta per International Security Assistance Force, forza internazionale di assistenza per la sicurezza dell'Afghanistan, che è il programma, insomma, della NATO che è stato approvato a partire dalla fine del 2001 e vede coinvolti anche i nostri soldati. Si dice, fino al 2014 saranno coinvolti. E lui, Giuseppe Amato, in questo periodo dal 2008-2009, svolgeva, mentre nel 2005 aveva svolto delle funzioni, vedremo poi, di installazione di apparecchiature di comunicazioni. Ed era un tenente. Adesso nel 2008-2009 da capitano diventa ufficiale che deve appunto collegare, cioè rappresenta insomma, questo comando NATO presso alcuni ministri afghani. E così scrive su alcuni fogli di carta improvvisati alcune cose che gli capitano. Poi li riscrive, magari una volta tornato a sera, di sera in caserma, li riscrive su un altro foglio, conserva questo diario, chiamiamolo così, e la moglie quando lo vede, quando ritorna in Italia, gli suggerisce di pubblicarlo. E poi appunto la casa editrice Mursia pubblicherà questo romanzo che ha in copertina, come vedete, la fotografia di tre soldati afghani, perché l'intento di questa forza NATO presente in Afghanistan è quello di instradare gli afghani perché possano da soli poi provvedere alla sicurezza del paese, alle elezioni democratiche, insomma, e a tutto il processo appunto di democratizzazione. A differenza infatti degli inglesi e dei sovietici, che erano venuti in Afghanistan per annettere, diciamo così, l'Afghanistan ai loro imperi, gli americani e gli italiani, e non solo, insomma tutte le forze NATO, sono arrivati in questo paese per poter poi dare agli afghani stessi la capacità di liberarsi da qualsiasi tipo di tirannia. Ecco, Giuseppe però cosa annota in questi fogli? Per esempio, alcune strane usanze afghane, oppure annota il traffico congestionato di Kabul. Forse a Kabul non ci sono molti semafori, e così si creano spesso degli ingorghi e diventa quasi impossibile o comunque molto complicato raggiungere l'altra parte della città. Oppure le strane usanze afghane, quando va a parlare, insomma, da un ministro e vede che l'attendente pulisce la tazza su cui versare il tè con lo stesso straccio che usa per pulire la scrivania o il computer del ministro. Quindi, quando poi offre questo tè a Giuseppe Amato, dice che ha mal di pancia, insomma, che non lo può accettare questo tè, ma alla fine praticamente è costretto a berlo perché gli dicono che il tè verde fa bene a chi ha mal di pancia. Oppure l'andare mano nella mano tra persone dello stesso sesso, cosa che lo imbarazza un po', e che invece è un'usanza, no? In Afghanistan. E quindi quando uno di questi suoi interlocutori afghani gli tiene la mano, lui non riesce a nascondere il suo disagio e alla fine quell'afgano li capisce, intuisce e poi da quel momento in poi non terrà più la mano a Giuseppe Amato, perché capisce che le usanze occidentali sono un po' diverse. Dicevamo che Giuseppe Amato era già stato in Afghanistan nel 2005, quando per esempio
aveva aiutato un venditore di tappeti afghano, un certo Haji Amanullah, che aveva 4 mogli e 12 figli, spesso gli afghani hanno più di una moglie, se possono permetterselo, a curare una grave malattia degli occhi della figlia più piccola, Sayuki. E solo che nel 2005 non viene a sapere come va a finire questa storia, cioè se effettivamente la figlia di Haji Amanullah sarà guarita oppure no. E così quando ritorna in Afghanistan, va a Kabul, in quella zona in cui era stato 3 anni prima, e saprà che Sayuki è guarita in un ospedale tedesco proprio grazie al suo interessamento, all'interessamento di Giuseppe Amato. A noi piacciono queste storie di questi uomini che stanno a dimostrare che, insomma, i soldati italiani che sono andati là in Afghanistan si sono dimostrati soprattutto degli uomini, delle persone che hanno aiutato questa gente. Come dicevamo nel caso di questa bimba, insomma, che è stata guarita grazie all'interessamento di Giuseppe Amato. Certe volte basta dare 1 euro e pochi centesimi, ben poca cosa di cui quasi si vergogna, a una bambina poverissima di Kabul per sentirsi ringraziare con un tashakkur. Infatti Giuseppe Amato sente da questa bambina questa parola tashakkur, e poi alla fine solamente chi gliela può interpretare e tradurre, gli dice: guarda, questa parola vuol dire un grazie, no? Questa bambina ti voleva ringraziare con questa parola. Amato purtroppo deve assistere e, diciamo, anche quasi quasi scampa, no? A 2 attentati, nel senso che capita che questi 2 attentati accadano proprio vicino a lui, no? Quello del 16 gennaio, in cui appunto una bomba esplode tra la base americana e l'ambasciata tedesca di Kabul, con 4 morti civili e un soldato americano, o gli attentati suicidi del 2 febbraio del 2009, in cui persero la vita 19 persone. Da lontano vede uno di questi attentatori suicidi, Giuseppe Amato. Ecco, Giuseppe Amato, dicevamo, però un grande uomo, anzitutto, che mostra curiosità per le usanze afghane, è accolto con ospitalità. Chiede a questi interlocutori afghani delle loro famiglie e così socializza con molti di loro e svolge al meglio il suo lavoro, perché scopre che gli afghani, quando tu parli loro, chiedi loro della loro famiglia, si aprono ad un rapporto. Amato un giorno incontra Jawal, un suo coetaneo, come a 34 anni all'epoca lui, così e anche questo povero afghano, che però non ha lavoro. E Amato riesce a trovargli un impiego come interprete, chiede questo a Gary, che è presidente americano proveniente da Wisconsin, di una potente organizzazione umanitaria. E così riflette anche su quello che è avvenuto, no? Sul fatto che accidentalmente lui è riuscito a dare lavoro a questo giovane afghano. E dice: è passato molto tempo, eppure non mi abbandona mai il pensiero che a 2 giovani come noi, cioè io, Giuseppe Amato, capitano dell'esercito italiano, e Jawal, questo afghano, nati nello stesso momento, 34 anni prima, ma in posti così lontani tra loro, possano essere stati riservati 2 destini assai diversi. Ecco, vedete cosa vuol dire essere uomini? Vuol dire, per esempio, riflettere, pensare sulle cose che ti capitano. E noi abbiamo sempre in mente, non leggiamo questi libri per militarismo, anzi, esattamente per il contrario. Non vogliamo esaltare quello che fanno i nostri soldati in Afghanistan, perché vogliamo esaltare le nostre forze armate, ma vogliamo esaltare la loro umanità, quello sì. Amato riceve un altro episodio, un altro aneddoto: riceve un anello da Ghazi, segretario di un ministro,
in Afghanistan gli uomini portano anelli vistosi. Poi dopo però scopre che è un po' amareggiato perché Gazi gli dice che questo anello gli porta fortuna. E da quando l'ha dato poi a Giuseppe Amato, la fortuna non lo assiste più, non lavorerà più in quel ministero. Forse si è tratta di un perseguitato politico, pensa Giuseppe Amato. Rimane un po' amareggiato dalla cosa e conserva quell'anello, però non se lo mette perché non è un afghano. Mentre gli afghani abbiamo detto che sono abituati, no, a indossare anelli vistosi. Un giorno Giuseppe Amato si stupisce perché vede molti uomini accovacciati ai lati della strada, ai lati delle strade di Kabul. E guardando fuggevolmente fuori dal finestrino quelle sagome accovacciate, dice Giuseppe Amato, non potetti non rimanere inebetito davanti a un altro strano particolare. Il terreno attorno alle persone accovacciate era visibilmente bagnato e dopo un po' di risatine dell'autista ungherese, insomma, che accompagna, Palos si chiama, l'autista che accompagna sempre Giuseppe Amato, lui capisce come stanno le cose. Ecco perché si accovacciano, perché fanno pipì, perché urinano. A questo punto chiede Giuseppe Amato al suo interprete Muhammad il perché di questa usanza strana, cioè di urinare lì in mezzo alla strada accovacciandosi. E Muhammad gli dice che il primo motivo è di carattere filosofico. Urinando in quella posizione si evitava che schizzi di urina, considerata materia pura, potessero sporcare i vestiti. Se ciò fosse accaduto con quegli indumenti non si sarebbe potuto pregare. Il secondo motivo era di carattere sociale. In quella posizione si poteva urinare ovunque nascondendo la vista dell'organo genitale. Il terzo era di carattere clinico. Secondo le loro tradizioni era più salutare urinare accovacciati anziché in piedi. Questo giusto per dirvi una cosa un po' strana, no? Che capita a Giuseppe Amato di sapere e di vedere. Poi le storie di alcuni di questi afghani, come la storia di Nasir, il quale ha dovuto assistere durante, diciamo, l'occupazione sovietica ai maltrattamenti nei confronti di suo padre, dei suoi parenti, al punto che loro sono stati costretti ad andare via dall'Afghanistan. Lui era ancora un bambino e a trasferirsi in Pakistan. Poi la sua famiglia è costretta a ritornare in Afghanistan e a servire il paese sotto il regime di Hamid Karzai, quindi il regime appunto, diciamo, democratico, che si è instaurato in Afghanistan dopo il 2001. Era la prima volta dopo 20 anni, racconta Nasir a Giuseppe Amato, che rivedevo il mio paese. Provai come un colpo al cuore. Ero gioioso perché ritornavo nel mio paese da persona libera. Ma allo stesso tempo fu straziante vedere il disastro che la guerra aveva provocato. Altrettanto doloroso fu lasciare il Pakistan. Il Pakistan era la mia seconda casa, il posto dove io avevo trascorso la mia fanciullezza, l'adolescenza e tanti momenti felici. Tutti i miei amici di scuola, la vita universitaria e tanti bei ricordi sono ancora legati al Pakistan, dice Nasir, che in Pakistan ha passato la maggior parte della sua vita. Quei 28 anni là. Ora vivo come conteso tra due mondi. Uno è il mio paese natio, l'Afghanistan, ma le mie emozioni più forti e i ricordi più vividi mi riportano in Pakistan. Spesso di notte sogno di ritornare lì e di godermi la vita con i miei vecchi amici, ma ciò che voglio veramente è costruire il mio paese, l'Afghanistan, affinché le future generazioni non debbano patire i problemi e le difficoltà che io e tanti altri abbiamo sofferto in prima persona. Oppure Giuseppe Amato ascolta la storia di Fazel, che incontra in un ospedale perché era andato a incontrare un suo conoscente che era stato colpito e ferito alle gambe, ma la cosa che più lo colpisce è vedere questo bambinetto, che è su una carrozzella e non ha più le gambe. Fazel
Veniva da un villaggio a sud dell'Afghanistan e un anno prima, mentre giocava con altri due amici, era saltato su una mina, perdendo entrambe le gambe. Orgoglioso, mi puntualizzò che del gruppo dei suoi amici lui era il più veloce, che per acchiapparlo non sarebbe bastata una sola persona. Da circa un anno, avendo perso le gambe, non correva più, però era convinto che gli sarebbero ricresciute. Era certo che grazie alle medicine che i dottori gli somministravano, le gambe sarebbero rinate, diventando anche più veloci di quelle precedenti. A quel punto nutriva la certezza che sarebbe stato imprendibile. Rimasi immobile. Giuseppe Amato non dice la verità a questo bambino. Accennando soltanto un impercettibile segno di assenso con il capo, non volevo spegnere quella speranza né ingannarlo. Ecco, ancora si racconta, e racconta il nostro Giuseppe Amato, che è presente nell'agosto 2009, quando ci sono le elezioni presidenziali e c'è quasi una guerra tra chi le vorrebbe impedire, come i talebani, e chi fa di tutto perché si svolgano in maniera regolare, come le forze NATO, di cui fa parte appunto Giuseppe Amato. E capita proprio in quel tempo un attentato davanti al quartier generale NATO. Ed è preoccupatissimo Giuseppe Amato perché vorrebbe sapere, ancora non sa, che fine fa il ragazzino di circa 12 anni, afghano, che trascorreva la maggior parte del suo tempo di fronte all'ingresso principale del comando, vendendo schede telefoniche prepagate e gomme da masticare. Ma il 20 agosto del 2009 il popolo afghano riesce a votare e Madomi, che è un tuttofare diciottenne, sempre triste, in quel giorno lì è contento, contento perché ha votato, a pagina 118-119. Fissai Madomi negli occhi e gli chiesi: Why are you so happy this morning? Perché sei così contento, felice, questa stamattina? Non mi concesse neanche il tempo di concludere la domanda, che cominciò a parlare. Per la prima volta nella sua vita, Madomi aveva votato. E qui addirittura c'è quasi un riferimento letterario, no? Che dice, immaginano la notte di Madomi prima di votare, come quella di Don Abbondio, no? All'inizio del secondo capitolo dei Promessi Sposi. Dice infatti, sono sicuro che la notte precedente non aveva chiuso occhio e che l'aveva vissuta alla stregua del principe di Condé alla vigilia della battaglia di Rocroi. Esattamente come da Madomi. Madomi, preso dalla foga, mi raccontò ogni particolare del seggio. Mi parlò anche dei presenti, della cornice di sicurezza e degli osservatori internazionali. Si sentiva importantissimo e invincibile. Nonostante le minacce, la paura di attentati, lui si era recato al seggio, aveva votato, aveva esercitato un diritto al quale molti di noi occidentali attribuiamo, forse però, come dire, con buone ragioni, attribuiamo spesso scarsa importanza e che a volte addirittura snobbiamo. Madomi aveva capito il significato del voto e quella mattina dette il suo apporto, cosciente e convinto di contribuire alla costruzione di un paese nuovo, un paese dove la gente avrebbe potuto ricominciare a vivere e a sognare. Il 17 settembre, quindi circa un mese dopo però, del 2009, mentre è seduto a pranzo, Giuseppe Amato sente il botto dell'esplosione dei due Lince, cioè quindi quei due veicoli chiamati VTLM, veicolo tattico leggero militare, di cui abbiamo già parlato leggendo questo libro, Afghanistan sola andata. Sono i sei paracadutisti della Folgore, di cui due in rientro dalla licenza, come Roberto Valente. E appunto per Roberto Valente e per Massimiliano, Giuseppe Amato e gli altri del comando fanno una specie di piccolo monumento con una baionetta che comprano da un mercante lì a Kabul. Poi ancora Giuseppe Amato racconta di quando gli capita di fare il pane addirittura in un forno afghano. Si avvicina con curiosità a questo forno e gli afghani che stanno lavorando il pane lo fanno entrare, anzi addirittura il padrone, il proprietario del forno,
invita Giuseppe Amato a fare il pane con loro. Riprovai lo stesso imbarazzo, dice Giuseppe Amato, perché non voleva sporcarsi i vestiti e non voleva toccare gli alimenti senza aver lavato le mani accuratamente. A questo punto Muhammad quasi mi rimbrottò dicendo: «Di che ti preoccupi? L'elevata temperatura del forno uccide qualsiasi batterio. Procedi tranquillamente». A questo punto non avevo altre scuse, mi sentii obbligato a provare. Mi misi all'opera e feci il mio primo panyakash, cioè il pane afghano, che Daoud provvide a infornare. Avevo finalmente assistito a qualcosa che si ripeteva allo stesso modo da generazioni. Per di più, avendo anche io partecipato a quel rito, avevo saturato la voglia di conoscere. Contento, salutai i miei nuovi amici, cioè questi afghani che lavoravano in questo forno. Li ringraziai e accennai a uscire, ma Muhammad mi fermò, invitando me, Davide e Alessandro, altri due soldati che erano insieme a Giuseppe, a mangiare tutti insieme il mio panyakash. Lo trovai squisito. Ancora oggi non saprei riconoscere se quel sapore era frutto della fame che avevo, della soddisfazione che stavo provando o della spensieratezza che Muhammad, Aziz, Azhar, Daoud e Ataullah stavano regalando in quel momento a uno sconosciuto che parlava in un'altra lingua e che veniva da molto lontano. È bellissimo vedere come si creano questi momenti di profonda sintonia umana fra, ad esempio, italiani e afghani. Come capita, per esempio, come era capitato anche 3 anni prima, quando era stato in missione, dicevamo, la prima volta, dal 2005 al 2006. E quando, per esempio, i tedeschi avevano comprato un aquilone a un bambino perché gliel'avevano rotto passando con il loro mezzo blindato. E allora cosa avevano fatto? Andando avanti, avevamo visto un commerciante che vendeva aquiloni, avevano comprato un aquilone, erano tornati indietro e avevano dato l'aquilone a quel bambino a cui l'avevano distrutto prima. I due grossi mezzi si fermarono nuovamente, il copilota scese e porse al bambino l'aquilone nuovo di zecca. Il bimbo rimase lì fermo, impassibile, sembrava paralizzato, ma appena toccò il nuovo aquilone e realizzò che non stava sognando, lo strappò dalle mani del militare tedesco e cominciò a piangere. Ma erano lacrime di gioia o lo sfogo ritardato di una rabbia compressa? Questo dubbio fu accantonato dalla certezza che il bambino in quel momento vedeva appagato un desiderio che qualcuno aveva soffocato. E quindi era contento quel bambino. E allora finalmente, dice Giuseppe Amato, avvertì un sentimento di liberazione. Mi sentii più sereno, non avvertivo nemmeno più il caldo e il fastidioso prurito della polvere mista al sudore che mi imbrattava il volto. Gioivo per il solo fatto che il bambino gioisse. E l'ultimo episodio che racconta Giuseppe Amato alla fine del suo libro è capitato quando lui doveva andare in cima alla TV Hill, cioè la collina, l'altura sopra Kabul, dove erano posizionate tutte le antenne, si può dire, della città, no? Cioè i ripetitori. E lì doveva montare delle apparecchiature per le comunicazioni. E passando con il suo automezzo, la nuvola di polvere annuncia il nostro arrivo e richiama l'attenzione dei bambini che ansiosi ci attendono ai bordi della strada. Per loro vederci passare di lì era un diversivo, anche sicuramente un momento di gioia, perché noi, da buoni italiani, lanciavamo loro dai finestrini tutto quello che avevamo: cioccolate, brioche, caramelle, bottigliette d'acqua. Quei piccoli, la maggior parte dei quali a piedi nudi, si facevano trovare sempre pronti ad acchiappare qualcosa al volo. I più forti ci rincorrevano per un lungo tratto di strada anche in salita, o per arricchire il bottino, o perché rimasti a mani vuote. Rimasto sorpreso del fatto che uno di quei bambini non avesse mai acchiappato nulla di quello che loro lanciavano dalle loro automobili, un giorno decide di prendere una pizza e di portarla a questo bambino. Perché questo bambino aveva in braccio un suo fratellino piccolo, per questo non poteva correre
per acchiappare quello che gli lanciavano. Allora si ferma questa volta con la macchina, si ferma e porge la pizza a questo bambino. Poi ritornando indietro, va su in cima alla collina, fa i suoi lavori. E poi ritornando indietro, sente che questo bambino gli urla: "Aca pizza, aca pizza". Allora lui dice: "Ah, questo bambino ha sete". Dice: "Come, mi hai dato la pizza e non sai che qui è molto quasi più preziosa l'acqua che non la pizza?". E allora gli dà tutte le bottigliette che ha a disposizione, gliele dà. Solo in un secondo tempo, però, capisce che quel bambino non voleva dire che voleva bere l'acqua con la pizza, dicendo "aca pizza", chiedendolo a Fazel, un afghano, gli dice: "Fazel, cosa significano nella tua lingua le parole aca pizza?". Prontamente e con gran gentilezza, Fazel mi rispose: "La parola aca in lingua dari significa signore. E pizza significa pizza". Rimasi attonito. Non avrei mai potuto immaginare che aca, pur foneticamente simile al suono della nostra lingua, potesse avere un significato completamente diverso. Di una cosa però fui e rimango ancora orgoglioso, e cioè di essere ricordato da quel bimbo come il signor pizza, aca pizza. E così termina il libro L'eco dei miei passi a Kabul di Giuseppe Amato.